Bibbia. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Bibbia. La Bibbia di Gutenberg. Autore. Vari sconosciuti. Prima ed originale. Per alcuni salmi a partire dal X secolo anno corrente. Per il Pentateuco non prima del VI secolo anno corrente. Genere. Testo sacro. Lingua originale. Ebraico, aramaico, coine greca. Ambientazione. Palestina. Modifica dati su Wikidata per manuale. Manoscritto del Pentateuco samaritano di Nablus, XIII secolo. La Bibbia, dal greco antico, plurbiblia, che significa libri uno, è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana. È formata da libri differenti per origine, genere, composizione, lingua, datazione e stile letterario, scritti in un ampio lasso di tempo, preceduti da una tradizione orale più o meno lunga e comunque difficile da identificare, racchiusi in un canone stabilito a partire dai primi secoli della nostra era 2. Diversamente dal Tanakh, Bibbia ebraica, il cristianesimo ha riconosciuto nel suo canone ulteriori libri suddividendo lo stesso in Antico Testamento, o Vecchia Alleanza, i cui testi sono stati scritti prima del ministero 3 di Gesù, Nuovo Testamento, che descrive l'avvento del Messia. La parola Testamento 4 presa singolarmente significa patto, un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare il patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù e del suo messaggio. Indice. 1. Datazione. 2. Bibbia ebraica. 3. Bibbia cristiana. 3.1 Antico Testamento. 3.2 Nuovo Testamento. 4 Generi letterari. 5 Messaggio teologico. 6 Lettura e interpretazione. 7 Il testo. 7.1 Fonti del testo ebraico. 7.2 Fonti del testo greco. 8 Versioni della Bibbia. 9 Nelle altre religioni. 10 Abbreviazioni bibliche. 11 Note. 12 Bibliografia. 13 Voci correlate. 14 Altri progetti. 15 Collegamenti esterni. Datazione modifica Wikitesto. La critica biblica si interroga ormai da più di un secolo sulla datazione delle varie opere che compongono la Bibbia. Cristiano Grottanelli, riassumendo, fa presente che oggi un certo consenso è raggiunto, ma chiaramente in via provvisoria, su alcuni punti. Mentre la scomposizione della Genesi e anche di altri libri o di parti di essi, in fonti di diverse età è sempre più problematica, sembrano resistere alcuni elementi acquisiti a partire dalle ricerche di biblisti tedeschi del secolo scorso, ma non senza modifiche e ripensamenti. Fra questi spiccano la datazione in età monarchica di alcuni salmi e di certi libri o parti di libri profetici, l'attribuzione a età relativamente tardiva, secondo molti nettamente post-esilica, di una redazione finale del Pentateuco, la visione unitaria dei libri narrativi detti profeti anteriori come opera di una personalità o scuola detta deuteronomistica per i suoi rapporti di impostazione ideologica con il Deuteronomio, ultimo libro del Pentateuco, la datazione post-esilica, e certo, successiva a quella deuteronomista, dei due libri delle cronache. Tuttavia, anche questi punti fermi secondo la maggioranza degli studiosi sono posti oggi in discussione da alcuni studiosi che propongono date più basse, per esempio, per il Pentateuco, e collocano il Deuteronomio in età post-esilica con, ma in altri casi senza, un relativo abbassamento della fonte detta deuteronomistica. Cristiano Grottanelli, La religione d'Israele prima dell'esilio, in ebraismo, a cura di Giovanni Filoramo. Bari, La Terza, 2007, pagine 6-7. Bibbia ebraica modifica Wikitesto. Lo stesso argomento in dettaglio, canone della Bibbia e Talmud. Il termine Bibbia ebraica è solitamente usato per indicare i testi sacri della religione ebraica, ma l'etimologia di Bibbia è greca e significa semplicemente, come si è visto, libri,
Il termine più frequentemente usato è tuttavia Tanakh, acronimo privo di significato nella lingua ebraica e formato dalle iniziali delle parti nelle quali vengono raggruppati i 39 libri. Torah, uguale legge o anche insegnamento, Pentateuco uguale 5 testi in greco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Nebim, uguale profeti, a loro volta divisi in profeti anteriori e posteriori, 21 libri. Ketubim, uguale scritti, agiografi uguale scritti sacri in greco, 13 libri. Tutti i libri della Bibbia ebraica sono stati scritti in ebraico con alcune piccole parti in aramaico. Nell'ambito dell'ebraismo antico alcune correnti, in particolare i Sadducei, consideravano come sacra la sola Torah, i Samaritani hanno mantenuto una posizione simile, considerando canonici solo la Torah e il libro di Giosuè. Le antiche comunità ebraiche di lingua greca, oggi estinte, seguivano invece un canone più ampio dell'attuale canone ebraico, il cosiddetto canone alessandrino, derivato dalla versione dei 70 della Bibbia. Nel secolo X per l'ebraismo venne considerato come definitivo il canone palestinese, più ristretto di quello alessandrino. Bibbia cristiana modifica Nicchi testo. Lo stesso argomento in dettaglio, canone della Bibbia. Tutte le scritture sono state scritte per questo, perché l'uomo capisse quanto Dio lo ama e, capendolo, si infiammasse d'amore verso di lui. Sant'Agostino. De Catechizandis Rubidus 1,8. La Bibbia cristiana comprende l'Antico Testamento, 46 libri, ed il Nuovo Testamento, 27 libri, specifico cristiano, cioè la parte relativa a Gesù e alla nascente Chiesa Apostolica. Le chiese protestanti, seppure con differenze a seconda dei periodi, escludono dall'Antico Testamento gli stessi libri esclusi dal canone ebraico 5. La Chiesa Cattolica e quelle ortodosse seguono invece la Septuaginta, canone alessandrino, con alcune differenze, che comprende libri in origine scritti sia in ebraico che in greco. I libri che non appartengono al canone della Bibbia ebraica sono detti deuterocanonici dai cattolici mentre sono considerati apocrifi dai protestanti, i quali il più delle volte li inserivano come appendice a parte fra i due testamenti. Sono in libri dell'Antico Testamento scritti in lingua greca, ad eccezione del Siracide composto in ebraico 6. Anche per il Nuovo Testamento, scritto in greco, anche se forse l'Evangelista Matteo compose il suo libro in ebraico o aramaico, in età antica vi erano state differenze fra le varie chiese sul numero dei libri da recepire come ispirati. In particolare erano sorti dubbi sulle epistole non attribuite a Paolo di Tarso e sull'Apocalisse. I libri controversi del Nuovo Testamento furono detti nell'antichità antilegomena. Antico Testamento modifica Nicchi testo. Lo stesso argomento in dettaglio, Antico Testamento. L'indice della Bibbia cattolica cristiana e ortodossa non segue la cronologia dei testi, ma è divisa in quattro parti in base al contenuto, il Pentateuco, 5 libri, i libri profetici, 18 libri, libri storici, 16 libri, libri sapienziali, 7 libri, secondo il canone alessandrino. Il numero, l'ordine ed il titolo dei vari libri varia a seconda dei diversi canoni, canone ebraico o palestinese, 39 libri, seguito da ebrei e protestanti, ed il canone greco o alessandrino, 47 libri, seguito da cristiani cattolici ed ortodossi. I libri contenuti al suo interno sono 46 e parlano del popolo ebraico, dei suoi padri, re e profeti. Ci sono anche testi appartenenti all'epoca ellenistica, prima della nascita di Gesù, tranne Sapienza. Ultimo libro della Bibbia, Antico Testamento, scritto nell'era cristiana all'inizio del secolo X, fonte, La Bibbia ed San Paolo, 2009, pag. 1374. I libri deuterocanonici non sono riconosciuti come ispirati e quindi appartenenti al canone dalle chiese protestanti e da alcune altre confessioni. 7. Nuovo Testamento modifica Nicchi testo. Lo stesso argomento in dettaglio, Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, facente parte della sola Bibbia cristiana, redatto